Gregorio Federico, candidato anche nel gruppo e nella squadra dei sei nomi della provincia di Cuneo per le elezioni regionali del prossimo fine marzo, assessore della provincia di Cuneo al turismo e alla protezione civile. Quali prospettive per il Piemonte, ma soprattutto per la provincia di Cuneo? Che cosa si è fatto in questi mesi? Beh, i numeri del turismo nella provincia di Cuneo sono numeri eclatanti, abbiamo un segno più su tutti i fronti, a dimostrazione di quanto le risorse turistiche della provincia di Cuneo siano tante, quanto sia l'offerta turistica, e visto il segno più in un momento di crisi economica non indifferente, penso che la provincia meriti molta più attenzione, quindi c'è un turismo più cunese e meno torino-centrico. Sulla protezione civile, qualche novità? Perché sappiamo che è un gruppo forte in provincia di Cuneo, una grande aggregazione, è andato anche all'Aquila. Sì, la provincia di Cuneo, la protezione civile della provincia di Cuneo è un fiore all'occhiello non solo per il territorio cuneese, ma è un modello che si vuole esportare. Lo divengono soprattutto dei vertici nazionali e anche dei vertici internazionali, non ultimo l'intervento che abbiamo fatto in quello dell'Aquila. È da sottolineare che su 10.000 volontari della regione Piemonte, oltre 5.000 provengono dalla provincia di Cuneo, a dimostrazione che il volontariato in provincia di Cuneo non è secondo nessuno. Sul turismo, visto che è stato fatto un format, un grande librone che rappresenta, raccoglie tutte le informazioni inerenti a un anno di manifestazioni in provincia di Cuneo. Sì, ho fortemente voluto questo format, questa edizione, per mettere in eccellenza oltre 2.000 appuntamenti sulla nostra provincia di Cuneo, che mettono in risalto quelle che sono le peculiarità dal punto di vista enogastronomico, culturale e turistico della nostra bella terra dei Grandi.